Buongiorno, siamo in collegamento con Ivana Barbacci, segretaria generale di CISL Scuola, e con lei parliamo di una importante pubblicazione che il suo sindacato sta per immettere in rete. Si tratta di Scuola e Formazione Web. Scuola e Formazione è una vecchia, vecchissima rivista trimestrale del sindacato. Dall'anno scorso è diventata online. E adesso esce il numero del secondo trimestre del 2024, quindi il numero di giugno. Però abbiamo già qualche anticipazione interessante. Senti, Ivana, questo numero è dedicato interamente al tema della valutazione. Tra l'altro è anche un tema molto di attualità, proprio in questo mese si finisce l'anno scolastico, quindi si parla di scrutini, si parla di risultati delle prove invalsi e così via, e soprattutto si parla anche di un disegno di legge che il governo sta ponendo all'attenzione del Parlamento proprio esattamente in questi giorni. Sono questi i motivi che vi hanno fatto decidere di dedicare questo numero a questo tema? Sì, grazie intanto per l'occasione. Noi affrontiamo temi in termini anche trasversali, ma ci sembrava giusto e opportuno chiudere l'anno scolastico in termini anche di proposta, riflessione proprio sul tema della valutazione. Un tema molto caldo, come hai già anticipato, che caratterizza il mese di giugno anche per gli adempimenti delle scuole, e che coincide in questa occasione anche con un intervento normativo del governo che intende attribuire alla valutazione degli apprendimenti una certa caratterizzazione. Quindi per questo ci siamo sentiti nelle condizioni di dare un contributo ai nostri lettori, che sono gli operatori della scuola, gli insegnanti, i dirigenti scolastici, personale ATA, l'opinione pubblica, perché è una rivista aperta online, accessibile a tutti coloro i quali vogliano digitare www.scuolaeformazione.net, e quindi è un contributo che mettiamo alla disponibilità della riflessione. Sì, la valutazione ci interessa perché è parte integrante dei processi di insegnamento-apprendimento, e il dibattito recente, ad esempio, ci restituisce purtroppo una semplificazione del tema della valutazione, soprattutto a cominciare dalla scuola primaria, mentre invece riteniamo che la valutazione a cominciare dai primi anni di scuola sia un tema molto delicato, che vada affrontato intanto con un pieno coinvolgimento della scuola e di chi la valutazione la esercita, no? E che quindi ne diventa soggetto attivo e oggetto attivo, anche in una combinazione, diciamo, utile e necessaria relativa a quanto la valutazione restituisce in termini di messaggio, ad esempio, alle famiglie. È importante raccogliere quanto le famiglie percepiscono della valutazione che, gli insegnanti realizzano in termini di apprendimento. Però, dal nostro punto di vista, siamo insegnanti, siamo operatori della scuola, per noi valutare significa dare valore e non punire e non premiare. Questo intanto è una condizione importante perché ci colloca dentro un processo. Quindi sottolineiamo ad esempio che nel dibattito politico invece questa caratterizzazione manchi un po', o se no addirittura invece sia più ricorrente un messaggio selettivo, quasi caratterizzante in termini di stigma, piuttosto che un'attenzione, un processo di riflessione e di studio sulla dimensione formativa della valutazione. Ecco, questo è un tema che a noi interessa molto. Per noi non è docimologia, ma è processo formativo. Senti, segretaria, nell'editoriale di presentazione di questo numero tu dici una cosa molto interessante, cioè fai una osservazione relativa alla questione dell'essere contro in modo quasi pregiudiziale alla valutazione. Che cosa vuoi dire con questo?
Sì, il nostro interesse è quello di dichiarare in maniera molto diciamo, trasparente che la valutazione è un processo che non può che essere processo attivo dentro la dimensione educativa e dentro la relazione educativa. Quindi non dobbiamo avere paura della valutazione né tantomeno degli strumenti che in qualche modo rilevano processi valutativi. E quindi posso fare riferimento all'INVALSI come ad altre metodologie e soprattutto strumenti. Ciò che conta è ciò che andiamo a valutare e attraverso ciò che valutiamo, quali sono gli esiti da cui come dire, ci misuriamo e misuriamo le nostre azioni conseguenti. Quindi mi sento di dire che è importante per noi attraverso la valutazione tracciare il flusso dei processi di apprendimento, più dal lato della qualità dell'apprendimento che non dal lato della quantità delle cose che apprendiamo e di come le apprendiamo. Senti, segretaria, ti faccio una domanda forse un po' pungente. Tu nel tuo editoriale dici a chi si ostina a considerare tutto ciò che odora di valutazione come frutto di una trama più o meno oscura e reazionaria, faccio osservare che a guidare il gruppo di lavoro interministeriale incaricato della stesura del quaderno bianco sulla scuola del 2007, quando c'era il governo di Romano Prodi, erano personalità come Fabrizio Barca, Emanuele Barbieri, Giuseppe Cosentino, Piero Cipollone. Sì, però scusami, io potrei controbattere. Per l'appunto, questo dimostra che l'impronta, il taglio oramai nettamente neoliberista non risparmia nessuno, né a destra e né a sinistra. È così? Questa potrebbe essere una chiave di lettura, però in realtà dipende sempre da qual è lo scopo finale, verso cui tendere. Se decidiamo che la valutazione, come dicevo prima, diventa uno stigma per separare i bravi dai cattivi, i meritevoli dai meno meritevoli, allora ci basiamo su una valutazione sommativa. Chi prende un buon voto va avanti, chi prende un pessimo voto viene fermato. E questa è una semplificazione pericolosissima. La valutazione è uno strumento insieme ad altre condizioni. Ad esempio, la valutazione si presta tantissimo al principio della rendicontazione, cioè a quanto io metto in atto in termini di processo per fare in modo che chi viene valutato sia messo nelle condizioni migliori per dare il meglio di sé. Ecco, è questa la cosa che a noi convince in termini di valutazione. È chiaro che la valutazione deve tenere conto di tutta una serie di fattori di contesto che intervengono e incidono positivamente o negativamente sulle, tra virgolette, una parola che detesto ma che viene usata spesso e volentieri, performance delle persone in termini anche di avanzamento o di arretramento di un processo che è un processo che non è fisso, rigido, ma è flessibile. Ecco, quindi il dibattito sulla valutazione ha avuto un fiorente sviluppo, soprattutto in alcuni anni, poi è stato abbandonato quasi che fosse troppo complesso e che impegnasse anche un po' troppo il sistema scolastico in termini anche di studio, ricerca, azione. Quindi l'abbiamo messo da una parte e poi ora lo richiamiamo con un'altra finalità. Una finalità che può rischiare di essere troppo semplicistica, ad esempio il ritorno ai giudizi sintetici rischia di non rispondere in maniera adeguata a quelle che sono invece le esigenze di rendicontazione dei processi valutativi e di dare uno stigma di buoni e di meno buoni, di bravi o meno bravi. E questo mortifica i processi educativi e non crea quelle condizioni per cui alla valutazione diamo un valore. E questo valore invece noi vorremmo recuperarlo. E noi vorremmo recuperare anche gli strumenti. Faccio l'esempio su INVALSI, cioè ci sono delle battaglie ideologiche che sono quotidiane e spesso tutti gli anni quando ci sono le prove INVALSI si misurano scioperi più o meno, diciamo,
strumentali. Ecco, su questo tema, sul tema degli invalsi, io porrei un'attenzione. Noi abbiamo l'opportunità di avere un istituto che mette a disposizione delle prove standardizzate che hanno tutti i paesi europei e quindi come tali le acquisiamo, gli diamo il giusto peso. Non rappresentano la granularità delle complessità né la sintesi delle complessità, però rappresentano degli indici che sono utili per poter avviare una molteplicità anche di interventi a più livelli. Ecco, noi ad esempio dobbiamo imparare ad assumere i dati invalsi, a leggerli e a farne un uso proprio, personale. Ecco, Ivana, però su questo c'è un problema, che ultimamente si sta anche dicendo i risultati delle prove invalsi devono entrare nel curriculum dello studente. Ecco, forse il nodo è proprio qua, probabilmente questo è un tema su cui bisognerebbe discutere, bisogna approfondire. Adesso qui non è questa la sede, come usa dire, quindi lo lasciamo un po' in sottofondo, però convieni con me che su questo tema ci vorrebbe un approfondimento? Assolutamente sì, ritengo che, non ci, che i tempi non siano maturi per inserire gli esiti delle prove invalse all'interno del curriculum perché le scuole non hanno avuto sufficiente possibilità di assumere diciamo, la strumentalità. È uno strumento, non è un fine la prova invalsi. Le scuole non sono state messe nelle condizioni di assumere tutte le strumentalità per poter utilizzare al meglio le prove invalsi e darne il valore che gli spetta, che è un valore parziale rispetto a un processo molto più complesso. Nel momento in cui le inserisci, in un momento in cui la maturazione non è ancora avvenuta, in un processo di curriculum penalizzi gli alunni in particolare, perché poi di fatto le scuole si attrezzano anche per far superare le prove invalsi con mezzi anche più o meno urbani e allora questo Certo. falsa tutti i processi, quindi io credo che non siano ancora tempi maturi e sono del parere che non vadano ancora inseriti dentro il percorso curricolare. Senti Ivana, vogliamo ricordare anche un'altra cosa importante di questa pubblicazione che voi avete realizzato. Voi avete messo insieme un gruppo molto significativo di esperti. Andiamo da Vertecchi, che è stato diciamo, il fondatore in pratica dell'Invalsi, quando probabilmente non si chiamava ancora neppure Invalsi, fino agli ultimi esperti, gli ultimi nel senso che li abbiamo conosciuti adesso, non sono certamente gli ultimi arrivati, ci mancherebbe, come Cristiano Corsini, che però stanno dando un contributo molto importante a questo tema. Quindi avete fatto anche un buon lavoro da questo punto di vista. Vuoi ricordare chi sono le persone che hanno collaborato? Il nostro metodo di lavoro in termini anche di coordinamento della redazione di scuola e formazione web sta proprio nel provare a mettere a disposizione dei lettori una policromia di contributi e di interventi. Anche in termini di rispetto del dibattito che può avere anche posizioni divergenti. Ecco, diciamo, le figure che abbiamo voluto far esprimere nel nostro numero di giugno, Cristiano Corsini, che alimenta e vivacizza anche il dibattito pubblico recente sull'ultimo intervento, come dicevamo prima, normativo sui giudizi descrittivi o diciamo sintetici nella scuola primaria, Italo Fiorin, che è un punto di riferimento solido anche di un dibattito sulla valutazione che nasce da lontano, Damiano Previtali che ha coordinato e diretto per tanti anni il Sistema Nazionale di Valutazione presso il Ministero, Roberto Ricci, presidente dell'Invalsi, e Benedetto Vertecchi che mi sento di dire rappresenta davvero il padre nobile di tutto il dibattito pedagogico sulla valutazione. Quindi abbiamo un poker d'assi in termini di soggetti che hanno pieno credito nel dibattito pubblico da rivolgere anche all'opinione pubblica, perché è una materia molto complessa, ma malgrado questo va comunque messa nelle condizioni di essere conosciuta e anche per arricchire le competenze, le conoscenze del nostro
no dei nostri lettori e degli opinionisti, perché abbiamo troppo rispetto, uno, della valutazione, due, del dibattito pubblico che si concentra anche su questo tema così delicato. Bene, ringraziamo quindi CISL Scuola per questo lavoro sicuramente interessante che è stato fatto e che adesso viene proposto agli insegnanti, agli esperti, a tutti coloro che si occupano del problema della valutazione. Sarà online nelle prossime ore, nei prossimi giorni, quindi avremo tutti quanti l'opportunità di leggerlo, commentarlo e discuterlo. Bene, grazie ancora a Ivana Barbacci. Grazie a te.